Fatima, va bene, ecco, Fatima porta pure bene. Allora, io inviterei ad entrare queste atlete, sperando di non dimenticare nessuna. Allora, vado, guardo i numeri, così non mi sbaglio. Allora, sulla carta, attenzione a quel che dico, sulla carta per me siete 5 giri, partenza, la fate un po' in curva e poi l'arrivo è in rettilineo, poi ci sarà lo sfogo. Allora, col numero 8 Ilaria Sabatini, dell'atletica Avis Macerata. Col numero 11, fermi tutti, abbiamo i due assessori, sarete un po' stupiti e magari direte ma cosa è sta roba? E il buon Bruno Lolli, fra cui fra poco faremo un minuto di silenzio, ma lo faremo in un modo particolare, mentre faremo questo minuto di silenzio, un ballo a quale lui piaceva molto. Se poi qualcuno qua è in grado di ballarlo, io lo faccio anche ballare, visto che insegno ballo, però lo volevo fare in sua memoria. Esther, sei capace di memoria di Bruno? La moglie, la signora Fernanda, dov'è? Cristiana è qua? Dove sono tutti i famigli? Ricordo, ed è qui che ci siamo, più bello di così gli auguri non gli si potevano fare. A Bruno Lolli, davvero, un grande applauso a voi e a lui, grazie. Lei è il sindaco che è promosso per altri 20 anni. Ci siamo? Partita la gara Memorial Bruno Lolli e la gara femminile, tutte le donne, tra l'altro ricordiamo il 25 scorso è stata festeggiata anche la giornata contro la violenza delle donne. Adesso le ragazze faranno il primo, il 2, 3, 4, al quinto giro ci sarà il traguardo. Quindi adesso potete... Vai all'occhio perché tra poco... E io vedo anche la Silvia Tamburi, poi vedo la Pizzolato, la Sabatini e la Christine Santi. Altre portacolori adesso i venti di Donna Laura, adesso passa Leonora Lotti, precedenza, ecco qua intanto abbiamo anche i primi della categoria maschili, ricordiamo che è stato anche un campione delle 50, delle 100 km, vado a memoria ricordando quando vinceva il titolo italiano. Detto, sono le 4 atlete africane, conduce la gara Kamalin Naimana. Poi vediamo con numero 14 Cristian Santi, poi la Pizzolato, quindi la Sabatini, la Silvia Tamburi, nell'ordine. Hanno preso immediatamente il comando le ragazze africane. Adesso con numero 27 presentiamo Teresa Pierri. Poi il passaggio di Ilaria Piazza. È stato anche meglio. Noi siamo stati un po' sfortunati per il finale. Eccole qua le due protagoniste. Il nostro motociclista ci avvisa appunto il passaggio delle due atlete del Burundi. Kamalin Naimana con 22 e Francine Nyamukundi con numero 23. La campana dell'ultimo giro. Attenzione prende. One lap finish. Ultimo giro. Ultimo giro. Tra l'altro... se continuano così stanno andando anche piuttosto forte, mica male. Vado a vedere quest'anno in Italia il miglior tempo sui 5 km su strada, l'avevo preparato ma spero di ritrovarlo velocemente, questo qui è quello maschile, quello femminile, ecco, la Iele è 1:16:59, 15:48 il miglior tempo dell'anno in Italia sui 5 km. Buona volata signori, vediamo che racconta fra Neymar e la Nyamukundi. Grande finale per Francine Nyamukundi, Burundi, the first, second, e Kamalin Naimana, Burundi. Niente male neanche il tempo finale, attorno ai 16 minuti, una delle migliori prestazioni italiane dell'anno, nei 5 km su strada. A questo punto vediamo chi andrà a cogliere, come si dice, il famoso podio, la medaglia. Vediamo un po' se la reazione della testa della Molcheva nei confronti della Christine Santi e della Molcheva. E aspetta un po' che le Molcheva. Brava Cristina, brava, bravissima Cristina Santi,
chiude al quarto posto, quinto posto assoluto. È al quarto, quarto, ecco quinta, la quinta e la Pizzolato, Chiara Pizzolato, al sesto posto, arriva a ieri, invece del Tengidu, la gente etiope. Brave le nostre ragazze, hanno reso onore alla gara, un'ottima prestazione. Salutiamo l'arrivo anche di Ilaria Sabatini, bravissima. Christopher Canepari, questi quattro li chiamo anche per un motivo, perché sono, poi lo dirò quando presenterò l'ultimo, il per fare una donna. Ovviamente l'assessore Ricalzi, che è l'assessore del sport del Comune di Bologna al femminile, tra l'altro devo dire bravo Matteo, lei fuori, il nostro sindaco che ha messo nel suo entourage tante donne che ci vogliono, poi Stefano Baldini. Viene dall'Islanda, non Irlanda, Islanda. È il primatista nazionale islandese dai 1005, il miglio, i 3000, i 5000, i 10000, la mezza maratona e la maratona. Farà i campionati europei, sta preparando la maratona olimpica di Parigi. È allenato, è sulla carta, non vi do i tempi perché no, qualcuno ci prende paura, è uno dei favoriti. Signori, dall'Islanda, col numero... Osteria, aspetta che mi tocco. Con numero 17 l'hanno dato a Ilnur Henderson. E ora sono tenuto questo pezzo dall'Olanda per il finale. Allora ragazzi, attenzione qui. 5 giri, 5 lap. All'assessore della Polo, come il valore dell'assessore di Calzi, un colpo di pistola che neanche lo Stato avrebbe fatto così bene. Vai con i Queen! In mezzo a questo gruppone, in mezzo va anche la testa islandese, vedo anche il gabinetti che chiude questo gruppo, che viene a casa a seguire. Guardate come stanno andando, ovviamente Vasili Matus che ha una pettinatura molto giovanile. Io non la posso fare perché non ho più i capelli qua di dietro, però a me non fa scaperdere dal comunque fa niente, gliel'ho detto a 40 anni, ma come sei io? Che festa, che festa! Ricordiamo che lui ha vinto qua nel 2017. Fontana, bravissimo, col numero 18 e Nero, come avevo previsto, proprio Fontana, certo Luzione, Anderson in quarta, Filippi e poi Michele Cacazzi. Perché i ragazzi che sono dietro mancherà uno, sì, pardon, uno è vero, questo completa il quarto. Allora attenzione, one lap finish, un giro alla fine, one lap, sono rimasti 18, Fontana 17, 37 e Isham Bufas, la città del Marocco. E l'islandese davanti, e la testa, lui è il numero 17, il 17 oggi porta bene, Ilnur Henderson! Ilnur Henderson! Islanda va un grande massimi, secondo, Buffas terzo, Fontana quarto, signori, bruciati tutti gli africani. Numero 21, Tijorio. Walkeva! C'è un presente e ovviamente un premio, sapete già cos'è. Siamo alla seconda classificata, col tempo di 16 e 14, per l'Atletica Libertas Unicusano, the second medaglia d'argento, the silver medal, Kavalin Naimana, Burundi. Signori, signori, al primo posto, the winner, medaglia d'oro, the gold medal, col tempo, il secondo tempo in Italia di questa stagione, nel 2021, 16:10, per il colore dell'Atletica Castello, classe 99, da Burundi, Franchin Nyomukundi!
Atleta di origine marocchine, Hisham Bouklat. Al secondo posto, con il tempo di 14 primi e 16 secondi, per il colore del Cuscatino, Stefano Massimi. Essere arrivi, hai controllato, Bravo Stefano, complimenti. E ora abbiamo un podio con una novità per le nostre zone. È da un mese che vive in Italia, allenato da Stefano Baldini, che è confermato veramente grande campione. Signori, dall'Islanda, classe 1993, col terzo tempo italiano dell'anno sui 5 km, 14:14, Hinur Henderson. Per lui fa poca fatica a salire sul podio. Massimi, hai trovato un rivale in altezza, Però complimenti ai nostri ragazzi, bravi, bravi veramente. Giù la mascherina, vi vogliono vedere bene.